Vediamo adesso quali sono i 9 punti che servono per preparare una revisione sistematica. Ancora prima di iniziare, un consiglio: utilizzare e leggere le linee guida PRISMA, che rappresentano l'acronimo di Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, che praticamente descrive il contenitore in cui dovremo mettere la nostra revisione sistematica. Quali sono i 9 punti che dobbiamo tenere presenti per la revisione sistematica? Allora, innanzitutto, perché fare una revisione sistematica? Dopodiché dobbiamo chiarire chi parteciperà alla produzione di questa revisione sistematica. A questo punto bisogna formulare il problema. Una volta che abbiamo formulato il problema, va ricercato se esiste già una revisione sistematica o una meta-analisi su questo stesso argomento. In tal caso non servirà produrne una nuova. Se invece non esiste, ci dobbiamo organizzare per cominciare a allestire materiale e metodi per effettuare la ricerca. Quindi, una volta formulato il quesito, occorre eseguire una ricerca tramite una strategia di ricerca, quindi creando i criteri di inclusione ed esclusione, identificando i motori di ricerca più utili per l'identificazione degli articoli utili. Dopodiché dovremo estrarre i dati. In questa fase è possibile fare un piccolo studio pilota per poter vedere se il nostro flusso di ricerca funziona oppure no. Una volta che abbiamo estratto i dati, bisogna effettuare una revisione critica della letteratura scientifica, perché, come abbiamo detto prima, non tutto quello che è pubblicato è effettivamente veritiero e meritevole di attenzione. Fatto questo, dobbiamo sintetizzare i dati che abbiamo estratto dagli articoli, e la sintesi dei dati può essere narrativa oppure statistica. Una volta che abbiamo sintetizzato i dati, dobbiamo effettuare la presentazione dei risultati tramite il reporting, e qui utilizziamo proprio le linee guida PRISMA di cui abbiamo parlato all'inizio. A questo punto la nostra revisione sistematica è fatta. Qui il 9° passo consiste semplicemente nel tenere aggiornati i dati che vengono prodotti con la revisione sistematica, perché a questo punto diventa molto facile, e quindi in questo modo è possibile aggiornare la nostra revisione sistematica periodicamente. Con questo abbiamo concluso questa breve trattazione sulle revisioni sistematiche e la meta-analisi in medicina veterinaria. Vi ringrazio per la vostra attenzione.